Ciao a tutte, oggi vi spiegherò come calcolare la grandezza di un fondo per una chiusura clic-clac. Io trovo all'inizio ho trovato spesso difficoltà nel capire come abbinare un fondo alla chiusura, alla grandezza della chiusura. Ho già preparato un fondo all'uncinetto che è leggermente più grande della chiusura. Deve essere necessariamente più grande il fondo in termini di larghezza. Ok, perché altrimenti quando andremo a far salire la borsa, il borsellino, eccetera, ci troveremo in difficoltà perché poi la forma tende ad allargarsi. Invece dobbiamo fare in modo che il fondo sia più largo. Questa è una chiusura di 21 centimetri. Al di là della larghezza, ci interessa capire il perimetro. Abbiamo, misurando il perimetro, ecco qua, 29 centimetri moltiplicato per 2 abbiamo 58 centimetri. Segniamo il perimetro 58 centimetri della clic clac. Ok, ora misuriamo il perimetro del nostro fondo. Sono quasi 27 più la larghezza 10, 37 per 2 fa 77 centimetri. Quindi abbiamo fondo, il perimetro del fondo che è maggiore del perimetro della clic-clac. Questo, diciamo, anche se c'è una bella differenza, non comporta dei problemi perché la borsa salirà a un certo punto sia cambiando uncinetto, quindi scegliendo un uncinetto più piccolo, sia stringendo il lavoro, riusciremo a ridurlo. Nel caso non fosse sufficiente, bisognerà poi ridurre le maglie. Vi voglio spiegare un'altra cosa che è fondamentale. Come calcolare la larghezza, diciamo quanto verrà largo il fondo a partire da una catenella. Io ho una esperienza empirica, quindi vi dico un po' come mi regolo io. Preparo una catenella che è larga, lunga, anzi, quanto è larga la clic-clac. Quindi preparerò una catenella lunga 21 centimetri. Ecco. Ho lavorato la mia catenella che è larga 21 centimetri. Vediamo quanto è larga la clic-clac. Ok, con questo cordino, che è un cordino Swan Slim, e l'uncinetto 3, sono state necessarie 40 catenelle. Però non è importante sapere come ho lavorato io, perché potreste usare un filato e un uncinetto differente. Quello che è fondamentale è capire la regola empirica, diciamo così, generale. Se io creo questa catenella lunga, quanto è larga la clic-clac, nel momento in cui andrò a lavorare, quindi tornando indietro nella catenella, lavorare le mie maglie basse, ad esempio, la lavorazione stessa comporterà l'allungarsi della lavorazione. Infatti, anche il mio fondo, quello che vi ho fatto vedere all'inizio, è partito con 40 catenelle ed era con 40 maglie per la catenella ed era di una lunghezza pari alla clic-clac. Crescendo, si è allargato e quindi vediamo che ci sono un paio di centimetri di margine a destra e a sinistra. In più, alla fine ho fatto un giro di contorno sempre a maglia bassa. In questo modo, vi ripeto, risulta molto semplice poi far salire la borsa senza che si generino brutti effetti ottici, oppure una borsa con un fondo stretto e la chiusura larga. Questa regola vale un po' di misurare soprattutto i perimetri della clic-clac e del fondo, vale un po' per ogni tipo di fondo. Ora qui ho un fondo confezionato di 30 centimetri dovrebbe essere, ok, circa 30 per 8, anzi 10, e quindi ho un perimetro, eccolo qua, misuriamo il perimetro del nostro fondo ed è
di circa 75. Allora, con questo fondo 30 per 10, 30 per 10, ho il perimetro di 75. Ho sempre la mia click clack di 58, quindi la differenza è più o meno la stessa, solo che l'altro fondo era 77 ed era quadrato. Anche in questo caso, mano a mano che salirò, cercherò di portare la larghezza della lavorazione della borsa alla larghezza della click clack. Ecco il nostro fondo su cui abbiamo fatto crescere la nostra borsa a punto basso. Vi ricordate che il perimetro del fondo era di 74 centimetri, mentre il perimetro della nostra chiusura è di 58 centimetri. Quindi, per ridurre la larghezza della borsa, io ho iniziato negli ultimi 10 centimetri a ridurre le maglie. Sono state necessarie 4-5 giri di riduzione. Ora, per verificare se la grandezza della chiusura è uguale alla larghezza della borsa, ho messo semplicemente delle graffette per dimostrare che il perimetro è lo stesso. In questo modo, quando la chiusura si andrà a chiudere con questo effetto, ora naturalmente non è chiusa, dove ho effettuato le diminuzioni ci sarà la piegatura stessa della borsa. Dopo vi farò vedere meglio con il lavoro finito e non si vedranno le riduzioni. Ecco qua la nostra borsa a cui abbiamo applicato dei fiori Margherita che ho spiegato in un precedente tutorial. Sono molto semplici ma anche molto belli da guardare. All'interno abbiamo messo, io in questo caso, trattandosi di una borsa estiva, ho preferito non foderare tutta la borsa perché mi avrebbe dato un senso di pesantezza. Quindi ho lasciato a vista il cordino su tre lati, ho ricoperto il fondo perché è stata messa la rete di sostegno per rendere il fondo stesso più rigido, e poi questo lato, dove ci sono tutti i segni bianchi per la cucitura, per l'applicazione dei fiori, ho apposto un solo lato di fodera con un bel taschino. Ora andrò a cucire con il filo trasparente, il nylon. In questo caso ho scelto proprio un filo da pesca 0,50 che mi sembra abbastanza resistente. Andrò a cucire la chiusura torno torno la borsa. Eccola finita la nostra magica borsetta click clack. Abbiamo finalmente fissato la chiusura con il nostro filo trasparente. Vi consiglio il filo da pesca, in questo caso ho utilizzato uno spessore 0,50 che è molto resistente ed è anche molto sottile, quindi si presta benissimo ad essere discreto. Abbiamo trovato la giusta combinazione di fondo e chiusura. Spero che il video vi sia stato utile. Per me è stato un piacere spiegarlo, perché al di là di spiegare come si fa una borsa, mi piace che tutte voi possiate capire come arrivare a determinate misure nel calcolo dei rapporti, ecco, col fondo, con l'altezza, con la chiusura. Sperando che il video vi sia piaciuto, sperando che la borsa sia di vostro gradimento, vi saluto.